Grazie Ministro. Può rispondere cortesemente a una domanda che sta a cuore a tutti gli italiani in questo momento, vale a dire la sorte dei Marò italiani che sono in India, addirittura forse rischiano la pena di morte, anche se forse sembra assurdo, paradossale, ma insomma questo è il timore che corre lungo la rete, corre sui giornali e corre anche nei cuori degli italiani. Quindi il governo italiano, con precisione, cosa sta facendo per riportare i Marò in Italia? Sì, come è noto, riepilogando quanto accaduto in questi ultimi mesi, cioè da quando è in carica il governo Letta, pur ereditando un caso di estrema complicatezza, il governo ha inteso da un lato porre in chiaro la linea di comando per ottenere risultati. Quindi il caso è stato avvocato alla Presidenza del Consiglio, che ha posto sotto di sé organicamente in relazione i ministeri che danno supporto. Il negoziatore naturale è il Ministero degli Esteri ed è stata individuata la figura dell'inviato speciale per dare concretezza, cioè per mettere tutto il peso di cui l'Italia è capace sulla stessa mattonella nell'interesse di Girone e la Torre. Gli altri ministeri, quindi la difesa, l'interno, altro non fanno che fornire le figure specialistiche che sono di supporto per la soluzione del caso. Questo caso ha conosciuto un primo passaggio strategico nella decisione di volere una soluzione equa e rapida per venire a capo di questa vicenda. La verità è che le autorità giudiziarie indiane e le autorità indiane in genere non sono riuscite a garantire finora né la rapidità né l'equità, perché a 2 anni dall'inizio di questo malcapitato incidente noi ci troviamo nella condizione di non conoscere il capo d'accusa a cui sono sottoposti i nostri fucilieri di marina. I nostri fucilieri di marina sono innocenti, e qualcun altro che deve eventualmente provarne la colpevolezza, sulla base di indagini fatte con atteggiamento aperto e scevro da pregiudizi e con la capacità di individuare responsabilità certe. In assenza di responsabilità e in assenza della certezza di questi passaggi, i fucilieri di marina devono poter rientrare a casa, perché è una violazione dei diritti umani impedire a 2 ipotetici imputati intanto di conoscere i capi d'accusa e in secondo luogo di attendere oltremodo e oltre il tempo necessario che un processo cominci. Proprio per questo il governo italiano ha inteso fare ricorso alla Corte Suprema indiana, che pur aveva dato queste disposizioni, aveva aggiunto a queste disposizioni la disposizione ancora più certa che fosse vietato il ricorso alla normativa speciale sulla legge antipirateria che prevede la pena di morte. Quindi tutto questo è stato ad oggi esplicitamente disatteso dagli altri che si sono coinvolti in questa inchiesta. Noi non chiediamo altro che il rispetto del nostro diritto e dei diritti dei nostri fucilieri di marina, e ancor più che la comunità internazionale comprenda che questo caso non riguarda solo l'Italia ma tutti, perché nella comunità internazionale molti sono i paesi che forniscono soldati per servizi di tutela al fine di garantire pace e democrazia in giro per il mondo, e che evidentemente verrebbero turbati se queste tutele apparissero inesistenti. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.